Ciao, Lena. Bentornato, papà. Tutto bene, vero? Certo, piccola mia. Sai, la prima cosa che mi hanno riferito è stata che oggi hai mangiato 3 salsicce. Cosa? Io? Ah, sì, certo, avevo molta fame, allora... È un buon segno. Se hai avuto tanto appetito, vuol dire che stai meglio. Sono molto contento, Lena. Già. Avanti, raccontami, che hai fatto di bello durante il giorno? Beh, un sacco di cose. Bene, e dimmi, cara, ti sei sentita sola? Sola? No, affatto, ti assicuro che sono stata benissimo. Oh, Lena, questo mi fa molto piacere. Eh? Oh. Oh. Lena, e quello lì che cos'è? Oh. È un cane di pezza, no? Un giocattolo. Un cane di pezza, dici? Non ricordo di avertelo regalato. Infatti, me l'ha regalato Maria, l'ha portato oggi. Ti prego, non ti arrabbiare, papà. Lo so che non ti piacciono i cani, ma io lo desideravo così tanto. E poi questo è solo un pupazzo. Non ho mai avuto un giocattolo così carino. Oh, oh. Non devi muovere la coda, sei un cane di pezza, ricordalo. Eh? È fatto proprio bene questo giocattolo. A volte sembra un cane vero, eh? Papà, sono un po' stanca adesso. Hai ragione, è meglio che non ti affatichi troppo. Vai a riposarti. Oh. Cos'è stato? Oh, niente, proprio niente. Eppure mi era sembrato d'aver sentito uno starnuto o qualcosa del genere. Oh, ma sì, uno starnuto. Oh, ma certo, sono stata io a farlo, che stupida. Lena, hai preso il raffreddore, perché non stai più attenta? Ma no, non ce l'ho. Fammi sentire se hai la febbre. Oh. Sto bene, dopo aver dormito starò meglio. Mi basterà riposare, papà. Va bene, come vuoi. Mi raccomando, vai a dormire, però. Buonanotte, a domani. Buonanotte, figliola mia. Ce l'abbiamo fatta, Belle. Sébastien, puoi uscire adesso. Non si respirava più lì dentro. Però ne è valsa la pena, così non siete stati scoperti. Sei stata bravissima, hai fatto la parte del cane di pezza alla perfezione. Sembravi proprio uno di quelli che si vedono nei negozi. Che carino. Buongiorno, signorina. Entri, prego. Sì? Buongiorno, signore. Mi deve scusare il disturbo, ma stiamo cercando dei pericolosi criminali. E li cerca qui? E chi sarebbero? Beh, veramente si tratta di criminali un po' particolari, fuori del normale. Si tratta di un ragazzo di circa 10 anni e di 2 cani, ma le assicuro che sono molto pericolosi. Che cosa? Pericolosi un ragazzo e 2 cani? Uno dei 2 cani, glielo giuro, non è come tutti gli altri. Ma che storie sono queste? Mi deve credere, non è un cane qualsiasi. È grande come un cavallo, è più violento e cattivo di un gorilla. Ha già assassinato molte persone in Francia. Ora, dietro segnalazione della stessa polizia francese, sappiamo che si trova qui in Spagna. Ero preoccupato che potesse aggredire lei o sua figlia.
La polizia francese e quella spagnola per cercare un cane. Secondo me state proprio esagerando. Ma noi, mostragli quel comunicato. Sì, signore. Ma questo cane? Non mi dica che l'ha già visto, signor Albert. Ne sa qualcosa, forse? Pucci. Aspetta, bello, ancora sono. Fammi dormire un altro pochino. Ma che succede? È mio padre, devi nasconderti di nuovo, presto. Aiuto, aiuto, che cosa posso fare? Dove mi nascondo? Aiuto, aiuto! Ma cosa fai, Sebastiano? Io non ho mai avuto un pupazzo di stoffa così. Ritorna nell'armadio, svelto. Subito, Lena. Ben alzato, papà. Hai dormito bene? Eh? Oh. Avanti, dimmi, dov'è il ragazzo? Ragazzo? Di quale ragazzo stai parlando, papà? Lena, so perfettamente che qui c'è un ragazzo e che tu lo hai nascosto. E so anche che quello lì non è un pupazzo, ma un cane vero. Avanti, dimmi dov'è, Lena, dove lo hai nascosto? Papà, io... Eh? Maledetto cane. Forza, Lena, vieni con me, sbrigati. Papà, che hai intenzione di fare? Di sotto c'è l'ispettore Garcia. Sta cercando proprio questo ragazzo col cane. Se ne occuperà lui, li arresterà. Ah, te lo chiedo per favore, papà, non permetterglielo. Ma Lena, devo farlo. Quel ragazzo è scappato dalla Francia perché è ricercato dalla polizia. E quel cane è pericolosissimo. Non può rimanere libero di aggredire le persone. Non è vero, papà, sono tutte bugie. Te lo assicuro, è un cane buonissimo. Bella è il cane più dolce e più intelligente che abbia mai conosciuto. E se invece ti mordesse, se ti saltasse addosso e ti facesse del male? Ma è impossibile, lo so. Ben non farebbe mai una cosa del genere. Lena. Papà, se pensi che io stia mentendo, prova tu stesso. Provare cosa? Perché no? Facciamo una prova per vedere se Bella è veramente un cane pericoloso.